Abbiamo fatto un'analisi completa dei fondali del porto e del Golfo di Napoli e abbiamo trovato uno stato eccellente dei fondali marini. Questo vuol dire che la comunità ha grande attenzione per l'ambiente e ne vediamo anche un'opportunità di occupazione, secondo quello che è anche l'orientamento comunale, per una nuova riqualificazione di tante figure occupazionali. Il mare è opportunità. I fondali del mare di Napoli sono straordinariamente puliti. È il risultato del monitoraggio effettuato nell'ambito delle iniziative programmate per gli stati generali del mare, insieme con l'associazione Mare Vivo e la società specializzata Instal. Da uno schermo sul lungomare si sono potute vedere in diretta le immagini provenienti dalle attività di scandaglio effettuate a bordo di una barca appositamente attrezzata, che hanno mostrato a tutti lo stato dei fondali. Che appunto ci hanno meravigliato perché la qualità è eccellente, questo chiaramente significa che c'è una sensibilizzazione della cittadinanza, dei pescatori e di tutti gli interlocutori che appunto utilizzano la risorsa blu. Inoltre, con la collaborazione dell'associazione Tour Angels, sono stati distribuiti i posaceneri da taschino Salvamare, ideati per sensibilizzare i cittadini, tutelare il mare e tenere le spiagge pulite. Abbiamo realizzato questi simpatici porta sigarette portatili nel quale le persone possono, invece di gettare a terra o a mare, ancor peggio, i mozziconi, possono buttarli qui dentro e poi svuotarli in un secondo momento. Abbiamo realizzati con diverse frasi ad effetto napoletane in modo da invogliare i turisti e cittadini napoletani a un uso più costante. Serve a far capire alla cittadinanza che un semplice gesto banale di buttare una cicca sulla spiaggia significa 12 anni per recuperarla, per smaltirla completamente, ma un minuto per inserirla nel piccolo posacenere. Sembra una cosa banale, ma invece significa ricreare un'attenzione, una sensibilità, una coscienza, un'educazione civica rispetto appunto alla risorsa mare, alla tutela dell'ambiente, appunto della risorsa blu.